Fatto mio è che io vendo i miei giochi, i miei tipi di giochi, che è la cosa peggiore secondo me che può avere un videogiocatore, perché poi ti autolimiti, no? Sì. Però più cresci più comprendi quello che vuoi giocare, cioè non so, io lo vedo anche coi film e con gli anime, per dirti. Prima guardavo di tutto, a livello davvero di tutto, poi invece vado sempre più sul centellinato. Lascia stare che il tempo non lo sto nemmeno mettendo in considerazione, a livello più ne hai meglio è, meno ne hai eccetera eccetera, queste condizioni qua. Però anche quello che tipo ho ricominciato Riverdale, tu mi dicevi devi ripartire direttamente alla quarta e sti cazzo. Sì, però è una saga che comunque voglio vedermi, per quanto è trash, almeno per come dicono che poi diventa trash, e avevo la curiosità di vedere come evolve. E quindi ho detto, ah, lo ricomincio da zero e vedo com'è, se diventa bello, ok, se diventa cazzi, cazzi. Qual è il ragionamento? Ecco, i videogiochi ormai è diventata la stessa dinamica, eh? Per dirti, Crash 4, io ancora non l'ho comprato, ma quello lo compro regolare. Esempio invece più difficile, se mi dovessi chiedere, te lo giochi appunto a Banjo-Kazooie, guarda, te ne 6 centesimi ce li spendo, però può essere che lo giocherò tra 10 anni, qual è il senso, capito? E tra 10 anni non avrebbe nemmeno più senso. Ma perché tu giustamente guardi anche l'ottica fruibilità tua, a livello di piacere tuo, ma anche live, giustamente. No, lascia stare la live, proprio ti parlo solo di personale qua. Live lo sai, sì, perché la live io ormai la intendo come voglio giocare io per divertirmi in live. Tipo, mo stiamo portando un gioco, zì, che non porta visite, però mi rilasso. Infatti non ti ho detto no, ti avevo detto no se non mi interessava il gioco, capito? Quante volte vi dico, no, questo me ne frega niente, no, questo sì, ma vediamo. Capisci? Cioè, tutto dipende da quanto effettivamente... Tipo, esempio, un gioco che con Mirko, e questo tu non lo sai perché non l'abbiamo mai portato nemmeno in live, una volta mi aveva chiesto di portare Crusader... Aspetta, come si chiama? Ce l'ho su Steam. Questo qua, Crusader HD. Stronghold Crusader, ok? Praticamente è una specie di Age of Empire. Io già l'avevo visto e ho detto, Mirko, secondo me questo non è da live, ho detto io. Lo possiamo testare, una live, ti ce la faccio. Ho fatto lui, no, vabbè, Matti, non lo fare in live se non te la senti in live, però prendilo, costa un euro, come se mi offrissimo un caffè. E tu, pialo, carlo, io come assieme. Io ho giocato un'oretta e mezza. E effettivamente non è nelle mie corde, cioè magari se lo gioco con lui, per dirti, lo gioco. Però da solo non l'aprirei mai. Per fare una live, ancora meno, quindi so già come funziona. Diversità invece per giocare alle scimmie. Da solo non lo giocherei mai. In live mi piace, perché mi piace come reagisco io al gioco delle scimmie, quindi gioco da live, quindi con lui, insieme a lui, perché si crea questo diciamo, questo dinamismo simpatico. Non so se l'hai visto il gioco delle scimmie, penso di sì. Quindi gioco da live e lo portiamo. A livello però tipo personale non lo aprirei mai, capito? Quindi poi ci sono queste dinamiche che considero pure, ma questo quando tipo una persona mi consiglia un gioco. Sennò per dirti, Frontiers per me è tutto, live, non live, lo gioco offline perché è un gioco che a me personalmente piace, mi conosco e giocherei in silenzio, capito?